Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo affrontato le tre sorelle briganti che avevano rubato un pezzo di lastra dalle rovine Flemma. Quindi l'obiettivo di oggi è tornare alle rovine Flemma e riconsegnare la lastra a Genaria, uno dei capitani. Allora, devo tornare al villaggio veramente, ma prima di fare tutto ciò e quindi affrontare anche chissà, magari un nuovo boss, un nuovo Pokémon regale. Ho dei Pokémon da far evolvere. Quindi andiamo qui. Eccoli qua, sono ben tre. Abbiamo Luxio, Buizel e Gastly. Cominciamo con Gastly. Dunque, Gastly avevo intenzione di portarmelo fino alla fine e poi magari farlo evolvere in Gengar quando avrei trovato abbastanza punti gratitudine per comprare il cavo Link, ma penso che passerò. Andiamo con Weasel. Tocca poi a Luxio. Oh, la squadra sta iniziando a prendere forma. Dato che ho pubblicato anche un extra su come far evolvere le forme di Eevee, ho ottenuto, tra le altre, Espeon. Quindi Espeon fa parte della squadra. Haunter volevo metterlo perché è un Pokémon spettro, però ho trovato Gumi. Quindi ho detto, ma meglio tenere Gumi. Che tra l'altro, quando vai a catturare Gumi, vedi anche una forma alfa di Sliggoo, ma è uno Sliggoo diverso. Non è lo Sliggoo che conoscevamo. Quindi ha una nuova forma. L'hanno fatta di fuori tantissimo, ma ragazzi ci hanno preso alla grande. Alla grande proprio, stanno andando alla grande. Dunque, inoltre, per liberare in massa i Pokémon devo raggiungere 4 pascoli pieni. Tra le altre cose ho usato la sabbia che ti lasciano i Pokémon, che serve ad aumentare le IV o le EV, credo. Non ho ben capito ancora come funzionano IV e EV, ma insomma, a forza di fare dovrei capirlo. Inoltre, ho preso anche un'altra base. Qui. La base Brulla. Che è una base che sta più in là. Serve giusto per avere una base in più per se vuoi andare a catturare altri Pokémon in un'altra zona. Dunque, riportiamo quindi la lastra a Genaria, ma troviamo Etelo. Sì, dobbiamo parlare con lui prima, effettivamente. Link! Noto che hai recuperato la lastra di pietra, i miei complimenti. Mi rendo conto che molti considerano la signora Genaria inflessibile e dei modi anacronistici. Ma devi capire che ha dedicato al Team Perla tutta la sua vita. Di certo non priva di fatiche. Ha trascorso i suoi verdi anni qui a Hisui, riponendo la propria fede nel sommo sinnoh. Più che provare odio per il Team Diamante o il Team Galassia, possiamo dire che nutre un attaccamento eccessivo per il Team Perla. Caro Link, ti prego di placare Ursaluna. Ne va dei miei affari. Non posso certo commerciare in simili condizioni. Inoltre, qui dentro non è vuoto come si pensava. O come pensavo io, effettivamente. Magari gli altri no, magari gli altri sono più svegli. Quando sarà tempo, diventerà un luogo pieno. O almeno questo è quello che ho capito. Poi, magari, chissà. Genaria, di nuovo qui. E a che pro, giovanotto? Io rimango del medesimo avviso. Il pezzo di lastra. Oibo! Ti sei dunque adoperato per recuperare il pezzo di lastra? E perché mai avresti fatto ciò per una perfetta sconosciuta? Desideri a tal punto placare la collera di Ursaluna? Ci può giurare. Non ho mai incontrato nessuno che tenesse a Ursaluna quanto me. Su, consegnami il pezzo di lastra da bravo. Va bene, tieni. Oh, ora potremmo provare a leggere le incisioni perché quelli sono Aonon.
Wink wink. Ecco fatto, rimessa a nuovo. Tutte le vite ne toccano altre, per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo. Fammi leggere cosa vi ha inciso. Ma aspetta, allora ma se me lo legge lei? Va bene. Ma certo, ciò che riporta queste iscrizioni non è poi così dissimile dal mondo in cui le nostre strade si sono incrociate per recuperare la lastra, non trovi? Però... lei sa leggere la scrittura degli Aonon. In qualsiasi gioco Pokémon da quando sono apparsi gli Aonon, nessuno sa leggere la loro... scrittura. Nessuno sa decifrare il linguaggio degli Aonon, perché nel mondo Pokémon viene parlata una lingua con simboli totalmente diversi. E si vede anche qui nel gioco i simboli che vengono usati. È una delle poche volte in cui si vede nei giochi Pokémon, più che altro nell'anime. Quindi lei è una degli ultimi che riesce a leggere la scrittura degli Aonon. Praticamente sono tutti morti quelli che lo sanno fare. Mamma mia, che depressione. Comunque, è un messaggio che ho letto numerose volte nel corso della mia vita, ma solo ora posso dire di averlo compreso appieno. Che anche ciò sia parte del volere del sommo sinno. Qual è il tuo nome, giovanotto? Link, necessito del tuo supporto per soccorrere Ursaluna. Ma prima mi hai detto no, guarda, non puoi fare niente, poi vabbè, vai a aiutare Ursaluna. Ursaluna è indubbiamente adirato, ma sembra non abbia ancora perso del tutto il controllo. Somministrandogli una medicina dovremmo riuscire a fargli recuperare il senno. Va bene. Far lottare tra loro i Pokémon va al di là della mia capacità e della mia comprensione. Ma tu, Link, tu sei senza dubbio la persona adatta per questo incarico. Il luogo prediletto di Ursaluna è l'altopiano Melmoso. Raggiungimi lì non appena avrai terminato i preparativi. Ok. Dista un po'. Allora, pensavo... Maru è in difficoltà. Ah, si sta affrontando Ursaluna. Ma perché Maru sta affrontando Ursaluna? Lei è del team Diamante, non dovrebbe affrontare qualcun altro? Ah, passando per la base brulla c'è meno strada. Allora devo però salire qua sopra. Dai che ce la fai, Weirdir, grande Weirdir. Che ce la fa, ce la fa. Queste sono delle bacche? Sì, non mi interessano però le bacche. Voglio solo le ghicocche. Whee! Ci siamo, ci siamo. Wow, l'avevo vista questa, l'arena. L'avevo già vista allora, però non ci sono salito, non c'ero mai salito. Da questa parte, Link. C'ero già passato per di qua. Come ti... Ma lei ha Bibarel? Me ne sono accorto ora che ha Bibarel. Come ti ho accennato, Ursaluna è sì infuriato, ma in qualche recesso della sua memoria deve rammentare ancora il poche passaggio. Ah. Ok. È per questo che quando suona il mio flauto Memor Day, egli non tarda mai a mostrarsi. Mamma mia! Ma che cos'è? Che bello! Proprio grosso! È venuto il tuo momento, mostra a Ursaluna quanto vali. Però ora stavo pensando, il flauto Memor Day, magari per motivi di gameplay ha la stessa melodia, però probabilmente ha una tonalità che può essere percepita solo dal Pokémon a cui è legato. O forse perché non può raggiungere più di una certa distanza? Perché se no altrimenti noi saremmo il flauto, chiamiamo Ursaluna, Weirdir e tutti gli altri. Non ha senso così, no? Ma non dimenticare che è un Pokémon caro al Team Perla. Non permetterò che finisca in una delle tue Pokéball. Sì, in effetti non posso catturarlo. Ah, quindi è una sfida, non è una lotta... Cavoli, spero di essere pronto. Ho giocato... per 2 ore l'altro giorno pur di allenare i Pokémon. Ok, ho più attacchi dopo. Con attacco rapido ho più turni dopo, bene. Così gli faccio più male dopo. A meno che non mi fa un terremoto e mi distrugge. Beh. No! No però, dai! Tato! Mi fai occhioni teneri. Ah, ruota fuoco normale, dai, ho più turni. Ma che non gli... Ma va bene che c'è la pioggia e... Dicevo, va bene che c'è la pioggia e tutto, però... Wow!
Allora, un Pokémon. Vabbè, mando Machop che come foraggio, dai. Sta lotta o mi busto. Ok. Ma Ursaluna sarà di tipo normale? Tocca a me, pugno. Spaccaroccia. Ok, occhioni. Boh. Oh, yes. Carineria, va bene. Ah, è folletto allora. Ah, è folletto. Potevo fare pugno scarica, ma tu guarda. No, se è folletto, no. Fermati, Gumi. Folletto terra. Oh. Beh, almeno sembra folletto. Non lo so. Folletto terra. Terra sicuro a questo punto, dai. Andiamo, Flozzel. Dai, bello di casa. Oh, dunque, ha le difese diminuite. Vitropulsano a massima potenza. Vai. Sì, vinto. Vabbè, sì, ecco, la difesa abbassata. Attacco potente, insomma. Era un po' prevedibile, dai. Non mi prendo tutto quanto il merito. Ursaluna, mio povero Ursaluna. La rabbia ti ha logorato, ormai. Su, lascia che ti liberi dal male che ti affligge. Ah, qui con me una speciale medicina che usiamo noi del Team Perla. Si tratta di un antidoto in grado di sanare sia il corpo sia lo spirito. L'ammazza veleno. Un antidoto. Urso! Bene. È talmente potente da poter essere utilizzato solamente su Pokémon forti e resistenti come questo Ursaluna. Ah, perché è di tipo terra! Non sei d'accordo, mio adorato Ursaluna? Ah, sembra che si sia infine calmato. Tuttavia c'è qualcosa che non mi convince. Non era vera collera. Era qualcos'altro. Sei perspicace, giovanotto del Team Galassia. Quando hai placato Cleavor, la luce elevatasi in cielo è stata vista fino a qui. Invece dal corpo di Ursaluna non è scaturito alcun bagliore. E anche nel mezzo della sua furia non ha mostrato alcuna luminescenza. Inoltre aveva addosso questa sostanza. Sembrerebbe una sorta di polvere. Quel ragazzo del Team Diamante, Maru. Perché mai è venuto a riferirmi di Ursaluna? Oibo, stavo per scordare una cosa essenziale. Suona e Flotome Mordei, da bravo. Ah, l'astra geode, questo è da leggere pure. Quindi è terra sicuro. Ursaluna ha un talento naturale nello scovare oggetti che si trovano sottoterra. Può cercare tesori e disotterrare ciò che ha sepolto. Ma ora va, giovanotto, e ragguaglia il direttore del Team Galassia su quanto è avvenuto qui. Però ora che ci penso, Spaccaroccia gli ha fatto male? Ursaluna può cercare tesori sepolti. Ah! Bello! Bello! Ok, voglio un attimo vedere. No, non è. Vediamo un po' che qui il tesoro. Ah, palla. Che tesoro. Scappiamo, va. Oh. Ah, ecco. Ma. Ah, devo cambiare. Ah, vabbè, non cambia il volo. Ok. Ho capito. Ah, devo andare da Sorwan ora. Perché sì, ho detto che il calma Ursaluna. Quindi sì, devo andare. Ho appiccicato qualcosa addosso. Eccolo! Yeah! Speravo che fosse lì. Speravo che ci fosse le rovine Flemma. Ma cos'era, un Pokémon forse? Ora che ci penso, Etano mi aveva riferito di alcune incisioni simili a lettere sulle pareti delle rovine Flemma. Quindi è possibile che si tratti di una specie di Pokémon con molteplici forme? Ho avuto una grande idea, Link. Aggiungerò al tuo Pokédex una pagina speciale in merito a questo curioso Pokémon. Ma non dovrei prima catturarlo e fartelo studiare? Gli appunti a un non, ma allora si conoscono.
Ma che storia è questa? Sulla pagina che ho appena aggiunto ci sono già dei simboli simili a lettere. Inoltre mi è parso di sentire il tuo Arceus Phone poco fa. Cosa vorrà mai dire tutto questo? Ma respingono le Partenborough, quindi non posso lottarci. Sì. Mancano pochi punti. Vado a catturare un paio di Pokémon allora. Ma c'è un On qui, ehi. Provo a catturarlo. Ah, vediamo un po'. Preso. Non mi aspettavo di trovarlo qui, effettivamente. Wow, ok. Ma l'ho visto per puro caso. Bene, ora ci siamo per forza. Torniamo al villaggio a questo punto. Sono salito di un altro rango, però devo fare il rapporto a Selina per farlo, per appunto farlo aggiornare. E poi vado a parlare con Sorwan. Oi, oh, è Luce. Ciao Luce. Ti piace il mio nuovo outfit? Andiamo all'ufficio del direttore, presto. Ma non serviva che me lo dicessi, scusami. Quanto vorrei però poter usare Weirdir qui. Almeno mi muoverei più velocemente. Inoltre, questo qui ha fatto evolvere Vurpole in Cascoon. Ti va male! Non ti viene Beautifly, ma Dustox! Quindi è colpa mia se ha Dustox e non Beautifly. Oppure proprio è il gioco che dice, ehi, tu diventi Dustox e basta. Non lo so, non lo so sinceramente. Forse ci è andata bene o forse gli è andata male, non lo so. Non ne ho idea. Avanzamento di rango. Yeah. Quindi ora i Pokémon fino al livello 50 mi obbediranno. Puoi portare le Megaton Ball. I Pokémon fino al livello 50 ti seguiranno. Le Megaton Ball. Che roba è? Quanta roba ci vuole però. Andiamo da Sorwan a questo punto. Poi vediamo insomma il da farsi. Perché se Maru è in difficoltà è nostro dovere aiutarla, voglio dire. Ah, ma c'è anche Rampei. Link, abbiamo un problema. Ma cos'è, mo ti sto simpatico? Lascia parlare me. Lilligant, la nostra regina delle creste, è anche lei in preda a una furia improvvisa. Quella Maru. Lo sapeva, ma non mi ha detto nulla. Lilligant? Se un Pokémon regale è femmina, ha il titolo di regina. E non esistono Lilligant maschi, quindi. Ma lascia perdere! Non abbiamo tempo per le spiegazioni. Chi ci deve dei chiarimenti è Maru, ma quella disgraziata è sparita dal villaggio. L'ultima volta che l'ho vista era in trattoria che si rimpinzava di mochi di patate. Il che non mi sorprende, vista la bontà dei miei manicaretti. Mi auguro che Maru non abbia nulla a che fare con la collera di Ursaluna. La cosa potrebbe scatenare nuovi contrasti tra Team Diamante e Perla. Dimmi, Sorwan, in quel caso, che farebbe il Team Galassia? Se ne laverebbe le mani, è ovvio. Non prenderemo le parti di nessuno, è giusto? Vale a dire? Favorire una fazione vuol dire inimicarsi l'altra. Non siamo giunti in questa terra per metterla a ferro e fuoco. È quello che ho detto io, cioè, se ne lavano le mani. In effetti, sei stato tu a proporre di parlarci in modo informale e amichevole per evitare attriti. Non avrebbe molto senso impicciarsi ora? Link, hai forse qualche buona idea su come sistemare la questione? Potrei chiamare Ursaluna? Ma perché Ursaluna? Scusami. Ursaluna, vuol dire che ti sei guadagnato la sua fiducia oltre quella di Genaria. Grandioso! Ottimo, con il fiuto che si ritrova, Ursaluna riuscirà a stanare Maru. E ti sei guadagnato il rispetto di Ursaluna? Allora di certo saprai come ammansire Lilligant. Io vado avanti. Ci vediamo all'Arena della Ribalta, il sito regale di Lilligant. Arena della Ribalta? Ah. Link, cerca di sistemare la faccenda senza farti dei nemici. Siamo giunti in questa terra per coltivare la pace. Non possiamo seminare discordia. Nice. Allora, io dovrei anche andare a vedere il raccolto, oltre che aiutare Maru. Però dovrei fare delle Megaton Ball prima per capire cosa sono. Versione potenziata della Peso Ball. Ah, ok. Ma ancora non è cresciuto nulla qui. Ah, la raccolta è terminata. Ah, certo. Raccolto abbondante? Ah!
Ah, 28 bacate. Ok, con coltivo. Altre bicocche. Per 500? Porca miseria, me ne dà 60 e rotte. Alla grande proprio. Ciao, Gerud. Allora. Andiamo da Maru allora. Oh, a questo punto, dove si va? Maru è in difficoltà all'acquitrino vermiglio. Vai. Ah, devo trovare le sue tracce con Ursa Luna. Beh, certo. Vai, Maru. Ti scoverò. Anche se Ursa Luna reagisce agli strumenti. Certo che la ragazza di prima li ha mangiati di moce di patate di Rampei, eh? Ah, ora che ci penso, una volta mi pare di aver visto Genaria in groppa a Ursa Luna che scavava nella terra in cerca di tesori. Sarà perché ha un olfatto sviluppato, immagino. Seguendo la traccia blu del suo odore? Oh, quindi non sarà troppo difficile. Cosa è successo? Ok. Piano, piano, oh, piano. Ma perché corre? Ah? Ah, quindi di là è andata. Sì, è andata di qua. Decisamente. No, di qua. Ma dove? Ah, aspetta, non è che sta qua dentro alle rovine. Ma qua sopra? Vai, arrampicati! Ok, ci siamo. Sono riuscito a salire. Ah, eccola. Aspetta però. Fammi raccogliere qualche chicocche che mi servono. Non bastano mai le chicocche. Maru, che succede allora, Tata? Oh, t'ha posto? Ah, Link. Sei riuscito ad aiutare Ursa Luna? Sì, ci sono riuscito. Oh, bene, bene. Grazie. Ma che ci fai da queste parti? Come sei arrivato qui? Grazie a Ursa Luna, grazie ai moci. Non mi dire che l'odore di quei moci di patate lo ha guidato fino a me. Caperucca, che fiuto. Si vede proprio che Ursa Luna dice di scendere ai Pokémon a cui sono sin conferito poteri speciali. Comunque, ora pare che il mondo voglia punirmi. Un Pokémon mi inseguiva e mentre scappavo mi sono presa una storta. Ah, la buon'ora! Se la memoria non mi inganna, tu sei Maru, giusto? Non può scappare. Ah, sì, signora Genaria, io. Ecco. Ti devo delle scuse, mia cara. Credevo fossi solo una screanzata del team Diamante e ti ho mancato di rispetto. Imperdonabile, davvero imperdonabile. Ma io. Secondo me, Genaria, a 99 anni, ha detto: non me ne frega più niente di questa faida. Basta solo che non mi rompete le scatole. Non hai nessuna colpa della collera di Lilligant e nemmeno dello stato in cui versava Ursaluna. Piuttosto hai cercato di aiutarli. Tuttavia, non mi sono nemmeno preso il disturbo di ascoltarti. Mi vergogno di essere tanto vecchia eppure ancora così insensata. Beh, in realtà è anche colpa mia. Mi sarei dovuta spiegare meglio. Avrei dovuto dirvi che Ursaluna era impazzito dopo essersi avvicinato a Lilligant in preda alla collera. È stata tutta colpa del suo profumo. Adesso si spiega la misteriosa polvere che aveva addosso Ursa Luna. Sarà stata opera di Lilligant. Detto ciò, cos'è successo alla tua caviglia? Cercavo materiali per una sfera Zen, ma sono scivolata e mi sono presa una brutta storta. Ero andato al villaggio Giubilo per chiedere al Team Galassia di aiutarmi con Ursa Luna, e visto che c'ero, anche per imparare qualcuno dei vostri trucchetti per creare strumenti. Il professor Lave mi ha parlato delle sfere Zen. Così ho pensato di raccogliere cibo che piace a Lilligant per fabbricarne qualcuna. Tutti quegli aggeggi che usa il Team Galassia sono una meraviglia. Ci sono un sacco di cose che vorrei imparare. Una ragione in più per sistemare subito le cose. Dove arriva questo? Leader Damon! Che pensavi di fare occupandoti di questa storia da sola? Cos'è, sono davvero così inaffidabile? Beh, non hai tutti i torti. Chi si fiderebbe di un leader che non ha mai visto il sommo sinnoh? Lo stesso leader che non è nemmeno riuscito a intuire che Lilligant aveva qualcosa che non va. Ehi Link, porterò all'arena di Balta le sfere Zen create da Maru. Ci vediamo lì. Non c'è di che preoccuparsi. Link placherà Lilligant e tutto volgerà al meglio. Link, è ora di recarsi all'arena della ribalta.
il sito regale di Lildegand. Stavo notando ora il cappello che Amaru. Molto ispirato di Alga, come è giusto che sia. No, però non ci avevo fatto caso prima. Proprio bello. Penseremo io e Bibarel a trasportare Maru. Beh, Bibarel è uno slave, si sa. No, non per dire. Per dire che Bibarel, insomma, è forte. Quindi, siamo molto vicini. Bene, bene, bene. Allora io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione, come sempre, trovate il link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo, ovviamente, domani con un nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Bye bye!